Ciao amici, a fine estate io adoro fare ricettine creative con le verdure, così c'è ancora più gusto a mangiarle. Siccome vi è piaciuto il mio video sulle zucchine sott'olio, oggi condivido con voi la mia ricettina di peperoni in agrodolce, facile, veloce, sfiziosissima, perfetta per conservare quei bei peperoni rossi, arancioni e maturi che ci regala l'estate. Sì! Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ingredienti: 4 peperoni di diversi colori, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaio di aceto di vino bianco o di mele, un bicchiere d'acqua, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Preparazione: lavare i peperoni e asciugarli con un canovaccio pulito. Dopo averli puliti nel modo classico, tagliarli a striscioline larghe circa 1 cm. In una padella scaldare un cucchiaio di olio, quindi aggiungere i peperoni, fare rosolare per 5 minuti, poi aggiungere sale e pepe. A questo punto coprire con acqua, aceto, zucchero e cuocere per 30 minuti circa finché non saranno morbidi e avvolti dalla golosa crema agrodolce. Fantastici! Si possono accompagnare sia ai piatti crudi come le insalate che ai piatti cotti, ad esempio una pasta o come contorno per un secondo light, oppure mangiare da soli come antipasto. Se poi li volete conservare più a lungo, potete seguire il procedimento che ho fatto vedere per le zucchine sott'olio. E per vedere tutte le mie ricettine sane e golose, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!